Con una mamma di 92 anni non posso farne a meno, quindi sono tenuto ad affrontare questa spesa. Dopo le bollette e la benzina, l'ultima stangata per molti italiani arriva dall'aumento degli stipendi di colf e badanti. Si arriverà a circa 100 euro di retribuzione aggiuntiva mensile, se poi sommiamo le ferie, la tredicesima, il TFR e anche i contributi INPS, saremo sui 150 euro al mese. Se arrivo è comodo, comodo per tutti. Ho alzato prezzi per gas, ho alzato prezzi per elettrica, ma ho dato anche soldi, diciamo, per pagare. Per noi lavoratori è una cosa positiva. Patrone che no. Buste paga più alte che peseranno su tante famiglie. Come quella di Salvatore e la sua compagna, avvocati entrambi, con due bambine e una babysitter fissa. Quanto spendete solo per la babysitter? Spendiamo circa 900 euro al mese, con questi rincari sicuramente andremo a sforare i 1000 euro e pertanto nel bilancio familiare comunque cominciano a pesare queste somme unite a tutti gli altri rincari che ci sono stati. Abbiamo tentato di raggiungere un accordo in questi mesi con i sindacati e le varie soluzioni proposte non hanno portato a nulla e quindi scatterà l'aumento automatico. Senza un'intesa l'aumento annuale sarà calcolato sull'80% dell'inflazione, salita in questi mesi a quasi il 12%. È una previsione contrattuale, è quasi un automatismo. Il conto non possono pagarlo le lavoratrici e i lavoratori. Servirebbe un aiuto da parte delle istituzioni, soprattutto per le famiglie più deboli.